Ti Talks. Allora, adesso che video ci stiamo guardando? Allora, prima ci stiamo guardando invece le gambe. Le gambe. Gambe. È lo stesso video? No, sì, che fanno la scheda come la tua, che fa? Questi fanno fanno una settimana di gambe. Questa è una settimana di gambe. Questi fanno 2 allenamenti al giorno, a volte pure 3. Cioè vanno la mattina a dire vabbè sai, oggi alzo 200 kg di stacco, 300 kg di stacco, dai. Vabbè, sì, è normale. Dopo ne vediamo uno che ci faccia risate. Però voglio far notare come anche qua Chopin, guarda, già guarda lo sguardo imbaurito. Guarda lo sguardo, quello che ti guarda, falle bene, se no te do una carocca. E dice a chi la dai la carocca? Guarda tanto è largo, non ci entra. Non ci entra. Ma serio? Ha fatto proprio così, ho letto il labiale. Ma serio? Sbam. Gambine. Parte venuzze. Giusto. Vabbè, però guarda, per esempio, guarda quanto alza, guarda. No, quanto alza. Si dà molto una mano, le fa molto sporche, cioè. Adesso vediamo. Però stato fermo. Dai lì. Oh no. Dai lì. Cosa c'è? Dai. Ha cambiato il peso. Tutto a posto. Ce la fa. Il peso? Sì. Ce n'ha messo meno. Sì. Guarda la bambola. Sfigato. Skinny bitch. Ha fatto solo il secondo quest'anno. Terzo. Perché fa un piramidale. Boh. Vedi, guarda come glielo dice, guarda. Devi stare fermo. Guarda come devi lasciare fermo le psoas. Fermo. Allora, posso dire, qua mi introduco a un argomento, una domanda che ti faccio. Leve lunghe, leve corte, differenze, chi è più facilitato alla crescita muscolare? Perché ci sono tante teorie, però. Allora, leve lunghe, leve corte, diciamo, facilitato alla crescita muscolare è la persona brevilinea, ok? Quindi la stessa cosa, quindi con le leve corte, ok? A parte Schwarzenegger o poi ne parliamo. Chris anche lui è alto, un metro 85. Schwarzenegger di più mi sembra un metro 90, mi sembra. Sì. Metti Ronnie Coleman. Però c'è posso fare un disclaimer su Schwarzenegger? All'epoca di Schwarzenegger non si sapeva quasi niente, e per di più si prendevano il trembolone, si prendevano quello per i cavalli. Per i cavalli, sì. Capito che ti dico? Cioè, nel senso, cioè, prima si faceva un po' più rudimentale. Cioè, Schwarzenegger è sempre il dio della palestra. Non gli tolgo niente. Zio Arnold, un bacio, ciao. Se ci stai guardando, salutiamo Arnold, perché ci guarda, si sa che si ha mandato un messaggio l'altro giorno. Oh, bello la puntata con la dottoressa. Gli ho detto sì, ho detto sì, ma dai, ma che sa Dio? Ma che te c'è il podcast ho fatto io? E mettiamo la scena grigia, la faccia grigia di Chris, grazie. L'altra volta nei commenti hanno commentato Chris In. Io sono l'unico che ha commentato Chris Out. Un bacio. Cosa? Non mi senti più? No, sì. Non mi sentiva più. L'altra volta, ripeto, l'altra volta avete commentato Chris In, grazie mille, grazie della fiducia, ma più che altro la sfiducia. E quindi va bene. Beh, dicevamo, ho già risposto a qualcuno di voi di persona facendo una faccia contrariata. Faccia contrariata. Comunque, quindi stavamo dicendo, in buona sostanza Chopin è più facilitato nella crescita muscolare. Sì, è più facilitato. Sì. È un breve nanetto. Ma vedi com'è più. Un saluto alle persone basse. Il podcast inclusivo dell'universo. Vi vogliamo bene, Dai, ma chi si offende più sull'altezza? Dai. Siete tutti bellissimi, intanto abbiate cura di voi stessi e basta. Un'altra volta vediamo di nuovo che dice. Io vedo Chris come bravo, con lo stesso peso sì, guardalo, mamma mia. Sta guardando, gli sta di skinny bitch perché somiglia a un mio amico. Però mamma mia. Adesso lo guarda come dire, che cazzo è? Tanto lo vinco io anche quest'anno, gli ha detto, è inutile che... No, perché non l'ha fatta? Wow. E che fanno? Ah, non fa la lat machine? No, credo sia uno squat, stanno facendo. No, no, però volevo vederla fare la lat machine. Vabbè, back squat. Ah, qua gli ha detto che in pratica back squat e front squat. Uno fa il back. Uno fa il back, un altro fa il front. Per biomeccanica, anche questa dovrebbe. Wow, dopo la spieghiamo. Che bordello. Dai, vai. Dai, vai che sono stanco. A sorriso, tipo alle comunioni, lo zio alle comunioni. Un po' ubriaco. Vabbè, questo è tipo riscaldamentino. Sì, credo. Ma che è meglio così guidati o è meglio liberi secondo te? Ah, ok. Allora, ma è un po' differente, cioè nel senso squat libero. Per esempio, meglio dici? Meglio, perché ad esempio riesci a tenere più le curve fisiologiche del tuo corpo, invece questo qua guidato, diciamo, devi fare un poco più attenzione proprio a mantenere le curve fisiologiche, scusami, non del microfono, no, ma del corpo dell'atleta. Sì. La cosa divertente però che facendolo con, diciamo, le gambe un poco più avanti che rispetto a uno sport normale, che tu ti vai proprio ad appoggiare, la cambia tutto, la diventa devastante. Sì, sì, quindi sì. Hai più spazio per concentrarti su altre. Invece nello squat libero devi concentrare anche come stai, perché ti fai anche male. Caspita, sì che ti fai male. Sì, ma poi pure per un fattore di biomeccanica, no? Credo. Di biomeccanica sì, perché comunque giustamente ci sta sempre la questione del movimento, cioè, capito? Se tu specialmente nello squat libero tu il movimento devi fare per forza bene, cioè nel senso specialmente se poi vai a fare dei carichi così elevati, cioè, capito? Quindi diciamo che parte proprio dalla base, che tu devi prima saper fare uno squat bene, ok, parliamo dello squat a vuoto e poi si inizia a caricare, cioè, nel senso. Ma poi posso fare un parallelismo con il karate, cioè alla fine è quello che poi ci ha insegnato il nostro maestro, cioè è di fatto anche nostro, perché poi possiamo dirlo, naturalmente, certo. Noi siamo confidenziali con Luigi e con Gigi, perché siamo amici da tanto tempo, perché ci siamo allenati insieme, andiamo nella stessa palestra, ha fatto karate, ha fatto kickboxing, no scusami, non karate. Come ci ha insegnato il nostro maestro, dicevo, cioè, prima bisogna imparare le cose gradualmente, certo. Ecco qua, vedo Eddie Chopin che lo fa tutto storto, impara a farlo così, assolutamente no, perché di fatto loro sono esperti che conoscono il loro corpo e conoscono la biomeccanica che c'è dietro al loro corpo, e soprattutto conoscono lo stimolo che va a influenzare quella determinata parte del corpo, il movimento che va a influenzare quel determinato muscolo e fascia muscolare che vogliono fare. Poi se posso aggiungere una cosa, se li vedi quando si allenano sono sempre super mega concentrati, cioè, capito? Attivazione mente muscolo, cioè che è una cosa fondamentale, che praticamente guarda, ti faccio un esempio, una cosa, ti faccio sempre i bicipiti, una cosa è stare in palestra, prendere anche i manubri anche pesanti e fare solo questo, quindi eseguire solo un movimento, una cosa è riflettere su quello che stai facendo, sul movimento che stai facendo, pensare al muscolo che stai muovendo, pensare al muscolo, al movimento che, diciamo, stai mettendo. Cambia tutto. Infatti quando avere quindi una contrazione volontaria. Sono le sciure che mi dicono: ma come, ma io faccio spesa tutti i giorni, vado a camminare. Come lo stiamo intendendo, no? Perché è un conto andare a fare la spesa e avere la testa a cosa compro, un conto è andare a camminare con la testa sulle gambe, cioè proprio pensando alle gambe e al muscolo che stai muovendo. Fate una prova, no? Magari fate 10 addominali, fateli così, senza pensarci, e fateli pensando agli addominali, cambia tutto, anche a livello percettivo proprio, cambia tutto. Questo, perfetto, no? Perfetto, ah, perfetto. Voglio evidenziare pure un'altra cosa sul video, che continuiamo a vedere nel frattempo. Loro quando scendono c'è una manovra che si chiama manovra di Valsalva, che sarebbe quella di contrazione dell'addome, che è una... Grazie pubblicità, nel frattempo, per averci interrotto. Loro non la vedranno perché comunque... la manovra di Valsalva che serve appunto a tutelare poi quella che è la schiena, cioè nel senso è una tecnica che va imparata proprio per tutelare la schiena e per tutelare se stessi. Indubbiamente, mamma mia. Qual è questo che molte è la pressione che si fa ispirando e indurendo praticamente attivando gli addominali per far sì di... Per esempio molte persone non la fanno, usano la cintura. In salita? No, durante tutto l'esercizio. Ok. No, perché io quando ho detto questa cosa qua mi veniva in mente che devi ruotare un po' il bacino in avanti mentre sali, no, sai? No, pensavo fosse quello. No, è proprio semplicemente l'attivazione forte degli addominali durante tutto l'esercizio, quindi da quando ti metti l'asta dietro le spalle fino a quando risali e rimetti un'altra volta l'asta a posto. E lì in quel caso lì è la stessa cosa, no? Portare l'attenzione ti aiuta a uno scopo, certo, una concentrazione, e poi ovviamente più alto è il peso, più concentrazione ci vuole. È normale. Lì devi stare attento anche, è per quello che poi devi anche essere bravo a farlo a vuoto, perché l'esercizio deve essere fatto perfetto, perché è un certo, da 80-90 kg in poi, almeno la mia percezione è che da 80 cioè inizia a essere già un po', devi stare attento, devi iniziare a starci bene attento alla cosa, perché se tu pieghi solo un po' più la schiena sei fritto. Quindi o ce la fai o non ce la fai. Se pieghi la schiena per farcela può essere che ti fai male, e quindi devi essere molto attento a queste cose, in effetti. Quindi molta concentrazione, ragazzi, quando vi allenate, sempre concentrazione massima. E soprattutto guarda, ti voglio aggiungere una cosa a questa concentrazione, pure perché è uno sport, è pericoloso come tutti gli sport, comporta dei rischi, ed è uno sport in cui i risultati si vedono. È meritocratico come sport, i risultati si vedono esteticamente, inteso come in tutti gli sport, esteticamente, nel senso che questo è uno sport qua, diciamo, volto magari, parlo del bodybuilding, l'obiettivo lo raggiunge, meritocratico sì, ma nel senso che premia chi soprattutto, ecco, dico questo, chi non si fa male, perché ragazzi, esatto, cioè nel senso in qualsiasi sport, ma maggiormente in questo, stare una settimana, 2 settimane fermi e non allenarsi ti fa perdere tanto. Sono 5 mesi che sto fermo, sono diventato un'altra volta. Ci vuole la musichetta. Mamma mia. Nico, ti sto dando da lavorare. Sono andata a lavorare perché ci vuole, però che sono andata così. Ma mettiamo un'immagine. No, sto scherzando. No, non è vero. No, va bene. Andiamo avanti a vedere. Andiamo avanti. Play. Ecco, vedi che mo iniziano a caricare un pochettino. Vedi? 804. Qualche pizza c'è. Infatti, 6. Prima era proprio il manico di scopa quasi. 8. Ma io non li conto mai, lo sai perché? Ecco, vedi quello che dicevamo prima, lui cintura, per tutelarsi si è messo la cintura, ma perché sono chili in sacco. Poi un'altra cosa è il rack, sono libere, capito? Quindi non ci capirò mai quanti cazzo neanche io, per questo non faccio mai il conto. 25 kg per questo non faccio mai il conto. Vedi come va giù, bene, ma questo lo puoi fare grazie comunque al macchinario guidato, riesci a scendere così tanto, perché devi pensare solo a fare il movimento, è per quello che ti chiedevo prima se è meglio, però sì, in effetti no, il macchinario guidato poi secondo me pure per questo hanno messo la cintura. Fosse stato uno squat libero non lo so, però secondo me, perché è più particolare, secondo me chi lo fa a livello così non si può permettere di farsi male. Sì, una no, cazzata. Ma... quindi la cintura secondo me se la mettono per sempre forza, per forza. Sopra i 50 kg, io fossi come loro che se lo facessi proprio per nella vita, perché lo fai per la vita, io sopra i 50 kg cintura fanculo. Sì, 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 tranquillamente proprio. Sì. Fanno anche due movimenti diversi, cioè per esempio Adi col bilanciere davanti, cioè, quanti chili saranno? Non lo so. Tanti chili, sicuramente. Tanto carico. Ma... Noi tre insieme. Sì, ma non lo mette così, si mette le braccia così. Ma quello lo tiene solo sui deltodi. Cioè nel senso. Tipo il balconcino. Ecco qua. E questo un po' di chili. Voilà. Precisissimo. Mamma mia, guarda che pulizia. Io guarderei un attimo un altro esercizio. Sì, dai, sì. Ma più perché... anche perché poi dopo ci abbiamo 2 o 3 domande da fare. Sì, riguardanti ciò. Pubblicità. Pubblicità. Scusa, YouTube. Chris, basta guadagnarci dei video. Chris Wernfrost. Come si chiama? Chris Bumstead. Bello, però poi posso dire, ma che macchinari c'hanno? Quindi ripartiamo da 19:15. Okay. Sì, ripartiamo così, voglio vedere. Bene. Voglio vedere, mamma mia, non gliela rendiamo troppo difficile al buon Nico andando avanti e indietro guarda qua, guarda. Dai, guarda che accosciata che tiene, mamma mia, basta, sento dolore io per lui, queste macchine poi davvero sono spettacolari là. Piano piano, dove vai? Non fuggi dal dolore. Ad esempio questa è una cosa che non farei mai, quella con le gambe dritte. Mamma mia. Stoppa? Sì. Questa. No. C'è un poco più indietro. Per questo dico Adi è fortunato. Ma dico, cioè non è che io voglio tirare i piedi. Ma c'ha le ginocchia Adi. Ho capito, però voglio capito? No. A 19:43 abbiamo stoppato. Mamma mia. Il freddo addosso. No, che malissimo. Pericolo. No. Questa è proprio la cosa che mi hanno sconsigliato di fare, proprio la cosa che mi hanno sconsigliato di fare mai. Ma può darsi che va però stop, scusami, sopra. Cioè può darsi che si blocca. Ma non credo. Non è così alto da bloccarlo. Cioè, guarda, infatti, là, non sembra. Cioè, mamma mia. Che poi sembra ancora peggio, perché poi essendo così grande il quadricipite, secondo me sembra ancora già si stava spezzando. Ancora più spezzoso. Perché però se tu guardi, la gamba è dritta, è il quadricipite che te la fa sembrare incavata, probabilmente. Vabbè, comunque è troppo di